Sir, I bring an urgent message from my father... from Sir Radzig and Hanush. I take it you've heard. What does your father want from me? I found out who's behind all the unrest in the region, and... father and Hanush have decided to put an end to it all. What? So who is responsible for all our recent troubles? You may have met him. Istvan Toth. No, I haven't met him. But Sir Radzik said he'd been here to visit before... before the raid. I don't suppose that's a coincidence. What kind of man is he? What is he after? He's in the service of King Sigismund, and he's fighting the nobility who support King Wenceslas. They've amassed quite a force at the old stronghold above Sassau, and they're planning to attack very soon. Father and Hanush have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's sake. When? And how? Tonight. They send word for you to muster your men and rendezvous with them at Vranjic. This is madness. Maybe it is. But I fear that Radzik and Hanush are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Gather the men and make ready. We march tonight. Leave only as many as you must to guard the castle. Very well, sir. As you command. Will you be coming with us? Yes, sir. I have some scores to settle with them. Vedi un po' se vengo. Su. Ah, così secco! Speriamo bene! Avesse detto a Harry che si ritrovava figlio illustre. E adesso sono cavoli amari. Credo proprio che saranno cavoli amarissimi, non amari. Well, well, Divish. I see you don't want to miss the show. You didn't expect me to leave all the glory to you. Never. We wouldn't dream of starting without you. What news? Did you parley with them? We did. And what was the outcome? Not quite what we hoped for. Radzig wanted to go parley with him in person. Fortunately, I talked him out of it. It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally, we'll have some proper entertainment in the countryside. Fortunately, my son here showed immense daring and made his way into the lion's den to spy on them. Tell us what you saw, lad. Ne avevamo già parlato. Demenza senile che sta galoppando proprio. Ho già detto tutto quello che c'era da dire. Non me lo fate ripetere un'altra volta. Andiamo al dunque, che c'ho da prendere una spada più decente della mia. Sarebbe decisamente ora di appropriarsi di qualcosa di valore dopo che sono stato espropriato di tutto quello che esiste sulla faccia della terra. Se mi lasciate una cosina, magari è meglio. What do you want to know, exactly? Well, let's start with how well fortified they are. The outer palisade goes right around the whole camp. On a small hill inside it, there's a half-demolished farmhouse that's ringed by another palisade. That's where I was held prisoner. And that's where Toth's based. Him and his inner circle. Can you tell us how many tents there are and how they're arranged? There might be 50, maybe 60. Most of them in the right-hand side of the camp.
And the men? How many men strong are they? Quite a few. At least 80. Huh. We don't number much more than that ourselves. We do outnumber them, though. Even if only by a few men. And our men are well armed and disciplined. The foe, nothing but a rabble. From what I've seen, it's best to attack from our direction. How does it look from the other sides? The east side is all rocks, so no hope of launching a major assault from there. On the other hand, that's the way I escaped. It's where they throw all their waste. The heap's already so high, it's almost to the top of the palisade. Now that is interesting. The ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. Attack with full force at the gate, and they won't have enough men at the rear. That's an excellent strategy. But then I'd expect no less from you. If we cause an enormous uproar at the same time, they won't know what's hit them. Uproar? You said they have tents there? Yes, sir. Well, if I'm not mistaken, tents usually burn rather well. And we have quite a few archers. You don't do things by halves, Divish. Mi sembra un buon piano, soprattutto l'ultima parte. So, I believe we have a plan. Robard will take 10 men and sneak to the rear of the fortifications. There's an entry point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too hard. They'll have other things to worry about. The rest of us will launch a frontal assault. Rain burning arrows on them and then attack. Those bastards won't know which way to turn. At that point, Robard and his squad will strike from the rear. I think it's a good plan. God be with you, my friends. We'll wipe those horse sons off the face of the earth. Speriamo. Non mettono molta paura, comunque, oggettivamente parlando. Anzi, sembrano un gruppo un po' di... Gli sbandati sembriamo noi a tratti. Listen up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding behind a stockade, but they are still a pack of curs who are no match for men like you. And tonight, we are going to freeze with corpses. First, we will set fire to their little hornet's nest. Then we'll keep them busy by the gate. And when we've made it nice and hot for them, Sir Robard and his men will pounce on them from the rear, and we will hack them to pieces. Have you got it? Yes, sir! Good. Now, when we reach the ramparts, the archers will cover the men climbing it and the men with the battering ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. Understood? Yes, sir! Glad to hear it. Now, let's do it! Forward! Ma perché urlare ai quattro venti tutto il piano? Non è proprio la cosa più credibile del mondo. Vabbè, non importa. Cioè, stiamo a due passi da loro. Cioè, questa cosa del non tenere a mente chi uno c'ha di fianco mi sta mandando al manicomio, perché un conto è dentro a un refettorio, un conto è nel campo di battaglia. Cioè, te sentono. Vabbè. Archers, fire! Vabbè, carichiamo. Io magari non vorrei essere il primo a entrare. Ah, ma siamo solo noi? Mi aspettavo più di 10 persone dietro. Vabbè. Vai, vai.
box! Get a good grip on it! Ok. Iniziamo a far sul serio, su. Molta calma. Ok. Forza, forza. Guardate che stoccate io. Chi manca? Che resistenza fisica c'hai? Ok. La prima parte è andata. Evviva, evviva, sì. Avanza nell'area incendiaria e assume il controllo della zona. Conquista la prima area dell'accampamento. Sarà dura. Dai. Dai però. Non spezziamo il ritmo di questa cosa in maniera così netta. Quando parte il fomento non puoi darmi uno schermo nero. Ok. Go with the men and flush out anyone left around the tents so they don't creep up on us from behind. You men, over there, go with them. The rest of you, warm up and go to the top gate. Via, via. Vediamo chi è rimasto, forza. Dai, dai. Dai che è andata, forza! Che altro c'è? Dai, dai! Ok. Questo l'abbiamo preso. Poi chi manca? Di qua? Dov'è? Dov'è? Buona, buona. Ok, quello è andato. Ne sono ancora? Siamo rimasti in due, io e il tizio. Vabbè. Eravamo un po', adesso siamo io e lui. Attacca il cacciatore superiore. Adesso voglio il grande incontro sulla cima del campo. Con il maledetto che ha la nostra spada, che io la voglio dal giorno dello scopriamo. Voglio poterla usare per fare vittime in giro. Ma credo che sarà complicato, veramente tanto complicato averla. Forse più del dovuto. Dai! Momento chiave! Mi sto facendo una mazza! Dai! Costi affo... andiamo con sti pendenti!
Nessuno mi guarda, poi è bellissimo. Io sto picchiando con un folle da dietro e nessuno si preoccupa mai di me. Ok. Le spalle, alle spalle. Dai. Bene. Buttiamo giusto cancello. Dai, dai, dai. Toc toc. Delirio. Delirio più totale. Diciamo che qua tutto il tatticismo dei combattimenti è andato un po' a farsi benedire, perché dai, è andato giù, su. Sì. Stiamo livellando come poche volte nella storia. Ok, chi manca? Ale. Ok, è andata? È andata. Lui è mio. Non c'è lui. Amici, dove sono tutti? C'è ancora qualcuno? Ah, ecco. Mi ero un attimino perso di vista. Il fatto che non c'era più l'indicatore del combattimento, pensavo che fossero effettivamente finiti e che dovessi andare io a stanare l'ultimo, il capo di tutti. Che sembrava un campo invalicabile, invece in realtà siamo penetrati come il coltello nel burro. Where's that Hungarian bastard? Why isn't he here? Don't tell me no one was in command! Does rather look that way, Hanush. Henry, where's Toth? You said he was here. He definitely was, sir. I've got the cuts and bruises to show for it. We have to find out where he slithered off to. Look for clues. Anything that will tell us what he's doing. Ma se mentre noi siamo qua lui fosse andato a casa nostra a pigliarsi tutto, perché non è da escludersi, eh? Visto che a me sono sembrati fin troppo pochi qui. Rispetto a quelli che mi aspettavo di trovare. Ah, tanto mi fanno riprendere i miei averi. E che è successo? Non è affatto male quel che ho appena letto. Anzi, è estremamente inaspettata come cosa. Oddio. Allora. E i miei averi? I miei averi saranno qua. Oh, allora. Sì! I miei libri! Ruba tutto. È roba mia, ma ruba cosa? Ruba. Qua non c'è niente. Speravo di trovare qualcosina di aggiuntivo, ma non... Un po' fine a se stesso. Intanto fatemi... Rimettiamo l'anello di Bianca. Lo diamo al cavallo, questo me lo riprendo.
Questa la mettiamo via. Qua, ok. Così poi ci pensiamo. Anche i soldi mi sono ripreso. Oh, vedi che. Henry's come to see us. Beh, sono sempre stato qua in realtà. Sir Radzig. Sir, I need to get out. You heard Hanush. We won't leave until we find something. So you better start searching. Una parola. Io non credo che i nostri nemici abbiano delle informazioni particolarmente interessanti addosso. Nel senso, mi stupirebbe il contrario. E niente, probabilmente allora c'è effettivamente qualcosa. Qualcosa nella sua sala. Ah, lettera da Vranik, eccolo. E una chiave. Vediamo un po' sta lettera. Ce la fanno leggere? No. Lettera da Vranik. Allora. Egregio signore, a dispetto... Aspettiamo che si levi. Sì, la posso levare. A dispetto dei piccoli contrattempi di Pribislavitz, posso garantire che tutto procede secondo i piani. L'elevato numero di uomini che ho reclutato rende insignificanti le perdite sin qui. Come detto, in precedenza ritengo di essere prossimo alla conquista del castello. E lo sapevo! Era chiaro, nel senso, se io mi libero... Lui lo sa che io vado da papà a dire papà, papà, ci sono i mostri lì. Ecco, poi tutti a combattere i mostri, intanto lui ce frega a casa. Abusivismo medievale, perfetto. Ci hanno occupato il castello. Vabbè, io a questo punto una guardatina a ciò che il mondo ha da offrire. Forse è il caso di dedicargliela. Perché secondo me ci avremo da faticare parecchio per riprenderci tutto. Vabbè, che qua non mi sembra che ci fossero guerrieri particolarmente abili o dotati di equipaggiamenti. Andiamo al dunque, prima che sia tardi. Sir, this was all I could find. A letter? What does it say, Radzig? Alongside hunting, drinking, and swordplay, you might find time for a little study, old man. In the courts of Prague, every Tom, Dick, and Harry can read nowadays. Yes, well, here in the countryside, we don't give a tinker's curse about such things. That's what I've got a scribe for, anyway. What does the damn thing say? It appears to be written by Toth, but it doesn't say to whom. It says everything is going according to plan, and the castle should soon be taken. Castle? What castle? What does he need a castle for? Sir, we took this one alive. And it seems he's not just some ordinary spear carrier. Where's that rat Toth? Where did he go? Speak, damn you! He's thwarted you again, hasn't he? If you play your cards right, you might come out of this in one piece. Where is your lord? He was here yesterday, wasn't he? Come now, sir. We both know where I will end up. My lord is gone. He took most of the men and left. Where is he gone? What is he planning? He writes here about taking some castle. Which castle? Oh, some nearby castle. Left completely unguarded. Now I wonder where it could be. What are you saying, you horse son? Talmberg. Did he go to Talmberg? You'll never get him. You'll never get...
We're planning on sending him to some monastery to become a monk. I believe we have some work to do, Sir Dibbish, do we not? Mount up, gentlemen. We don't have any time to waste. Oh, non se l'aspettava nessuno, che avrebbe fatto sta cosa. So, quattro esperti i grandi generali dell'epoca. Complimenti. Ci sono arrivato io che... Vabbè. Old! Who goes there? Greetings. We were ambushed. We need assistance. We have wounded men here. Open the gate. The Lord be praised. Here! Come on! Come on! Belle guardie poi, eh. Lady Stephanie, I really don't think we should... My lady. Faster, man! Come on, faster! My men are gravely wounded. Without treatment, I'm afraid they won't live to see morning. Hiya! Hiya! Not to worry. We'll take care of them. My lady, you have my uttermost gratitude. May God reward you for your kindness. Every Christian should help his neighbor in his hour of need. True. Especially now, when treachery and deception surround us on all sides. Get out of the way! The devil lurks in the shadows. Come on! And one fears taking a guest into his house. Kingdom Come, i polli, perché santo cielo, cioè. Veramente le comiche. Aiuta i signori a riconquistare Ramberg. Te pare tanto. Ma io non era così. Cioè, nel senso, se il tuo signore va via perché sta andando a combattere una battaglia e ti lascia a te e a altri tre perché siete quattro gatti a proteggere il castello, non lo fai entrare il primo che suona. No. Cioè, non è che è una cosa che dici, sai, no, c'ho il dubbio. No, buon cristiano, venga con me. Ma che cosa? Ma de che? Cioè, non riesco veramente a comprendere. Avrà lasciato degli ordini questo prima di andare via o no? Ha detto, non lo so, preparate la cena che tra un po' torno. Sono a casa per le 8. Allora, credo che sarà abbastanza complessa. Qua non si può fare niente. Magari se tiriamo fuori l'arma, forse è meglio. Quanti sono? Quantità industriale di gente. Ok. Io devo riuscire ad aprire. La domanda è come? Ah.
Aia, aia. Ah, ma c'era un altro, per quello che mi calava. Io soffro un sacco questi che c'hanno. C'ha la miseria, porca. Ok, adesso alla barbiere. Bene, allora, ci sarà un modo per aprire il cancello dall'alto? Non mi toccate baffetto, eh. No, non sono ancora passati. Quanti sono? Dai una mano. Ok. Dai, dai. Sono quasi presi tutti. Forza. Quanti ne mancano? Ho un dubbio atroce. Ma fatemi controllare un attimino le missioni. Allora, io qua devo... Occupa il cortile esterno e prepara il terreno per l'incursione. Apri la saracinesca del cortile esterno per permettere ai rinforzi di entrare. E come la apro? C'ha una cosa per essere aperta? No. Sarà su, allora. Vediamo un po'. Sto passando dall'alto. Teoricamente... dovrebbe essere questa. Solleva la sala cinesca. Ok. Almeno abbiamo ripulito tutto. Adesso basta aprire e dovremmo avvicinarci al momento della verità. Lo scontro degli scontri. Il duello dei duelli. Non pensavo che saremmo arrivati praticamente già alla fine. Ma aspettavo che, insomma, che sarebbero successe più cose, che ci sarebbe voluto di più. Invece il finale sembra quasi affrettato, non lo so, vabbè, ne parleremo. Like a man. I don't think so. I like it better right here. Would you rather hide behind my wife like some mangy whelp? I could just as easily cut her throat. I have hostages enough and strong walls to protect me. Bring him here. Ah. Radzig? What do you want, you viper? Let me think. Actually, there's nothing I want from you. Except maybe to see you all die. Fire! Burn it down! Guardate, ma come ha fatto Razzic ad arrivare lì? Quando è che l'hanno catturato? Non ha senso sta cosa. Ma per niente proprio. Quando sarebbe arrivato? Siamo partiti insieme e noi correvamo come dei folli per arrivare in tempo. Non c'ha molto senso sta parte. Sono rimasto un po'...
Christ. Are you all right? I'll live. But I don't think I'll be wielding a sword for a while. Oh, we have men enough for sword wielding. A good lord is harder to come by. How the hell did they get Radzik? I didn't make it to the gate. He was charging against reinforcements from the castle. We have to save Sir Rab... my father, somehow. And we have to save my wife and get our home back. My friend, I think you know as well as I. We have to lay siege. No. No, that is our last resort. We have to try all our other options. Sir, if a few men could scale the western wall after dark, maybe they could get inside, free the hostages, and open the gate. That is, if they're holding them in the courtyard, as we've always done. Well, that's a big if. What if they're seen and they can't raise the portcullis quietly? Sir Hanush, if we can save just one hostage... It's a perilous undertaking. Who would you send? William Paul. I'll go. Then let us make ready. Con le mie straordinarie doti di infiltrazione, poi, perché io sono uno specialista nello stealth, come avete visto durante la fuga dall'accampamento nemico, io e lo stealth siamo così. Proprio non c'è una cosa sola, io e il buio. Sarà un devastante fallimento. Ma che... Ah, una secondaria, vabbè. Tanto era una secondaria che avevo provato a fare, ma che mi si era buggata, e quindi non l'ho portata per quello, perché sarebbe stato inutile farvi vedere la parte buggata. Allora, io, se mi fate dormire e mangiare, sono pronto. Non temo nulla. Aspetto solo il buio per agire. My respects to you. Ma forse conviene che io mangi. Good day, Henry. E che dorma un attimo. Non c'è un letto per me. Bene. Posso avere un letto libero? Per dormire tipo un quarto d'ora? Perché la vedo veramente amara, se no... Allora, abbiamo pochissime ore da qui al momento in cui dovremo entrare. Io direi che a questo punto mi fermo qua per adesso. E la prossima volta credo proprio che arriveremo alla fine. Per cui, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito oggi. Insomma, spero che vi siate divertiti, nonostante le cose un po' surreali che si sono verificate a tratti. Speriamo che il finale sia degno di tutta la fatica fatta e soprattutto che si riesca un po' a risollevare la qualità complessiva dell'esperienza, magari con degli eventi un pochino più credibili nella loro evoluzione, nella loro struttura. Non lo so, ci sono state alcune cose che mi hanno fatto storcere il naso, per usare un eufemismo, diverse cose che avrei gestito in maniera differente, diverse cose che onestamente non mi aspettavo neanche, perché sono state un po' sorprendenti alcune cose negative che sono accadute. Per cui diciamo che speriamo che appunto sia un caso. Allora, intanto, livello principale, così spendiamo gli ultimi punti. Contemplatore? No. Primo soccorso, istruito, giocoliere, ma diciamo che a questo punto io forse farei primo soccorso, visto che combatteremo come pochi. E qua è uno. Poi che altro abbiamo? Vitalità 1. E ci resta ultimo respiro. Sopravvive ai colpi fatali e ottiene fino al 20% di energia extra, attivabile solo in combattimento. Ma io direi che va bene ultimo respiro, anzi, visto quello che stiamo per fare, è particolarmente utile. Poi battaglia, spada, sono a livello 19, ma ha veramente poco senso mettere alto, perché tutte le altre abilità riguardano spade corte, spade da caccia e sciabole, cosa che noi non stiamo usando, perché la nostra attuale spada, e quella con cui penso di andare fino alla fine, è questa, che è una spada lunga a due mani, per cui...
Che è il motivo poi per cui non uso mai lo scudo. E a due mani, se metto lo scudo, la qualità e l'efficacia offensiva viene fortemente limitata. Detto ciò, ragazzi, niente, io direi a questo punto vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima, in cui probabilmente arriveremo al termine quantomeno della quest principale. Poi decideremo cosa fare. Ciao ragazzi.